Benvenuta e benvenuto a Lezione Consento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di antropologia culturale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Ti invito inoltre a seguire Sento che Posso sui canali social Facebook, Instagram e Twitter. In questa video lezione affronteremo il tema della secolarizzazione, parleremo di nuove religioni, nuovi movimenti e nuovi culti. Con il termine secolarizzazione facciamo riferimento al fenomeno che coincide con la presunta ritrazione progressiva del sacro dalla vita sociale e dalla sensibilità delle persone. Fino a qualche decennio fa questo fenomeno sembrava inarrestabile. Nella realtà abbiamo assistito e assistiamo ad un pullulare di nuovi movimenti religiosi e di nuovi culti. Molti sono la risposta alle mutazioni sociali e culturali che si sono generate nel corso del Novecento. Questi culti e queste religioni sono state chiamate dagli antropologi movimenti. Quando facciamo riferimento a questi movimenti, tendiamo a identificare diversi tipi di culto: i culti di revitalizzazione, i culti millenaristici, i culti nativistici e i culti messianici. Ogni tipo di movimento culto tende a fondere quelli che sono gli elementi caratteristici di tutti gli altri, ma vediamoli un po' più da vicino. I culti di revitalizzazione fanno riferimento a gruppi e a comunità che dichiarano di puntare ad un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Attraverso riti e rappresentazioni si cerca di revitalizzare il senso di identità del gruppo o della comunità. Un esempio per i nativi americani è il rito della danza dello spirito. I culti millenaristici accentuano le rappresentazioni relative all'avvento di un'epoca di pace e di felicità, con appropriate attività rituali o con un particolare atteggiamento interiore dei partecipanti. Nei contesti extraeuropei, questi culti sono nati in risposta al dominio coloniale e hanno come scopo la trasformazione totale delle condizioni presenti avvertite come insopportabili. I culti nativistici fanno proprie le proteste contro le condizioni di svantaggio sofferte da popolazioni native. Sono strumenti di rivendicazione della propria identità in opposizione alla cultura del gruppo dominante. I culti messianici sono a sfondo carismatico, legati alla presenza di una forte personalità, messia, sorgono spesso dall'incontro tra culti locali e cristianesimo e si fondano sull'attesa di un rivolgimento socio-politico radicale. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato. Ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Metti un like e condividi, seguimi sui social e aiutami a far crescere il canale. Continua a seguirmi. Ciao!